Si è conclusa la due giorni di consiglio comunale aperta ieri con l'intervento del sindaco facente funzioni Tommaso Sodano. Si va avanti proprio perché c'è l'esigenza di completare un percorso provando a fare qualcosa in più. E questo qualcosa in più, per poterlo fare, c'è bisogno però di ritrovare uno spirito di unità tra tutte le forze che hanno dato vita a questa esperienza, di provare anche a ritrovare quelle forze che in questi anni, singole associate, che si sono allontanate per dei distinguo, per delle critiche, per delle incomprensioni, sicuramente dei buoni motivi, ma oggi credo che ci sono le condizioni per riprendere quello spirito iniziale, provando a fare un passo avanti per la ricomposizione di una maggioranza che guardi all'interesse della città e del bene comune. È la prima riunione dell'Aula dopo la sospensione di Luigi De Magistris e in mattinata, dopo la mancata approvazione di una delibera di giunta, il Consiglio vota a maggioranza 9 provvedimenti su 10. Il primo e più delicato nodo è la convenzione tra Comune e Società Calcio Napoli per l'utilizzo dello stadio di Fuorigrotta. La delibera approvata fa slittare al 31 maggio 2015 il termine per la società sportiva per presentare un progetto di restyling dell'impianto e proroga al prossimo 30 giugno la convenzione attivata nel 2005 per l'uso del San Paolo.